Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche al titolare della Sapori Veri, Luciano Campidelli, che ritroviamo con particolare piacere. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Jacopo, un cordiale buon pomeriggio a voi, come sempre anche ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al Presidente Luciano Campidelli. Mi ha detto che la posso chiamare Presidente, giusto? Sicuramente, perché dopo 11 anni è una carica che è di normale giornaliero. E quindi allora parliamo un attimo, Presidente, di questo particolare momento che si sta vivendo ormai da più di un mese nel Paese, nella nostra Regione. È un momento durissimo per tutti noi abruzzesi. Prima stavamo ascoltando anche la notizia che riguarda l'economia della nostra Regione, ovviamente condizionata da tutto quello che sta accadendo. Chiedo all'imprenditore Luciano Campidelli che momento è questo per l'imprenditoria abruzzese. Precisiamo che voi state lavorando ininterrottamente in questo periodo, ma in generale molte imprese, molte aziende della nostra regione sono drammaticamente ferme. Allora, noi non stiamo lavorando in questo momento perché ci siamo fermati 20 giorni fa proprio per rispetto nostro, dei nostri lavoratori e di tutti, siccome serviamo parte della GDO Italia e quindi una settimana al mese siamo a disposizione loro, perché non potevamo sicuramente interrompere quello che oggi vediamo nei supermercati. Quindi siamo un'azienda alimentare e con tutti i dovuti accorgimenti quando lavoriamo per il bene comune dell'Italia, ma non per noi, perché no, si lavora ad una distanza talmente grande che quello che si fa in un giorno nella normalità si produce in due ore. Quindi si fa questo per il rispetto sicuramente di tutti noi. Siamo in un periodo tremendo, un periodo dove l'economia, parliamo abruzzese, ma io dico Italia, su 100 che si produceva oggi, se si vende 10 è già tanto. Quindi, sperando che finisca il più presto possibile, ci dobbiamo rimboccare tutti le mani per un solo motivo: il rispetto dei nostri dipendenti, perché loro come noi non c'entriamo niente in questa brutta situazione in cui stiamo noi in Italia e tutto il mondo. Quindi appena si riapriranno, poco poco, con il massimo rispetto delle attenzioni come oggi noi facciamo, perché è indispensabile oggi fare questo, e dobbiamo conviverci, non so per quanto, perché io non lo so, speriamo 4 mesi, 3 mesi, 6 mesi, e pian piano uscirne piano piano fuori e così riprendere la normalità, perché credo che manca a tutti, perché bisogna oggi stare in casa e noi facciamo il massimo per starci, e quindi è così, è così. Ovviamente è un momento particolare, si guarda anche alle prossime settimane, ai prossimi giorni. Lei diceva dovremo cercare pian piano di tornare alla normalità. L'auspicio, l'augurio è che dopo Pasqua possa iniziare un periodo un po' diverso, con le prime aperture da parte anche del governo. Io credo proprio che dopo Pasqua qualcosa, io penso dopo il 1° di maggio più che dopo Pasqua. Stanno facendo giustamente il massimo per non cercare di stare tutti vicini, di non farci stare tutti vicini. Credo che dopo il 1° di maggio qualche apertura ci sarà, ma ci sarà sicuramente alle condizioni che ho detto prima, cioè massima distanza, massimo rispetto degli uni e degli altri, perché questa è un male che sembra che non ci possa colpire, mentre dietro l'angolo e può colpire tutti da un momento all'altro. Poi le persone più deboli, le persone più che stanno non troppo bene, in tanti muoiono, le persone che stanno meglio fisicamente, i giovani soprattutto, ed è giusto così, se la cavano con più facilità. Però le persone anziane, le persone
che hanno qualche piccolo problema, ahimè, muoiono, e questo è una tragedia. Quando tutte le sere torno a casa e chiedo a mia figlia quante persone oggi sono decesse, lei mi dice sempre 7-800, per me è veramente un tonfo al cuore che mi rattrista da paura. Lei stava parlando proprio di questa tragedia, di queste persone, soprattutto le persone più anziane, le persone che convivono con problemi di salute, che purtroppo spesso non riescono a vincere questa battaglia. E lei qualche giorno fa proprio ha fatto un gesto che ha un po' lasciato tutti davvero con le lacrime agli occhi, perché c'è stata questa donazione, abbiamo letto su tutti i giornali, se ne è parlato su tutti gli organi di stampa, questa donazione di 500 colombe ai medici, agli infermieri, al personale sanitario, a tutti coloro che stanno lavorando nell'ospedale San Liberatore di Atri, uno degli ospedali Covid della nostra regione, dove si lotta quotidianamente per salvare il maggior numero possibile di vite umane. Sicuramente, ma abbiamo anche dato al Banco Alimentare di Pescara e di Teramo per tutte quelle persone che sono sfortunate e a cui noi teniamo tantissimo, per quello che potevamo fare anche altri doni, altre colombe, per far passare loro una bellissima Pasqua. Ma noi su queste cose non ne abbiamo mai parlato, ma noi abbiamo sempre dato, oggi perché è andato sui giornali, perché lo abbiamo dato a tutte quelle persone che forse più di noi hanno dato tanto al paese, tanto a queste persone che si sono ammalate, e quindi rimettendo anche le loro vite, e quindi questo è una cosa molto importante. Quindi dare quel piccolo dono che abbiamo dato, l'abbiamo dato come un augurio di un po' di dolce che in un momento così triste possa sicuramente essere preso come un futuro migliore, come che questa malattia possa scomparire dalla sera alla mattina. Sicuramente non è così, però dare e donare quello che tu vuoi dare perché ci stai bene, tu, come parlo di me, ma parlo della nostra famiglia, di me, di Cimini, della sua famiglia, della nostra famiglia, di tutti anche i nostri dipendenti che quando hanno prodotto questi prodotti lo hanno prodotto veramente con tanto amore, veramente con tanto affetto. Se la interrompo, questo gesto, questo omaggio pasquale è stato accompagnato da una lettera commovente. Una lettera non commovente, dico giusta, perché sono parole che ti vengono dal cuore e che poi si devono trasmettere, perché c'è l'amore per quello che fai, è una cosa tanto importante. Noi facciamo questa attività e la facciamo con tutti i requisiti massimi per il rispetto dei nostri dipendenti e per il rispetto di chi poi acquistano i nostri prodotti. Quindi il successo molte volte non viene solo da fare un'attività perché si deve fare, ma farla perché ti rispecchi tu nel tuo essere per quello che poi esce alla fine. Quindi noi siamo ben felici, mi hanno chiamato tutti, dall'arma dei carabinieri ai direttori degli ospedali e tutto, li ho ringraziato io loro per quello che stanno facendo, perché oggi loro stanno in un posto sicuramente più scomodo dal nostro. Allora io direi che su queste parole del Presidente Capitelli possiamo anche coinvolgerti, Jacopo, dallo studio per qualche domanda, per qualche considerazione che io ovviamente girerò molto volentieri al Presidente Luciano Capitelli. Ovviamente innanzitutto un ben rivisto, seppur a distanza, ben risentito. Allora, un paio di considerazioni. La prima riguarda l'opinione che ha Luciano Capitelli delle misure messe in campo proprio ieri sera dal governo che mirano a dare respiro alle aziende. L'ha definito il Premier Conte un piano probabilmente mai messo in campo dalla nostra nazione. Volevo innanzitutto questa è la prima curiosità.
Certamente, allora chiede Jacopo Forcella da studio, che ovviamente la saluta. Saluto pure io, Jacopo. Presidente, non ci può ascoltare, non può ascoltarti ovviamente, per non possiamo dare l'auricolare. Allora la prima domanda è questa, tra l'altro alla luce di quanto detto ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, questo aiuto straordinario, questi miliardi di euro messi in campo dal governo per sostenere le imprese e le aziende del nostro Paese, secondo lei queste prime importanti misure possono già rappresentare una prima svolta per la ripresa economica dell'Italia? Io credo proprio di sì, ma a prescindere che noi la voglia di lavorare ce l'avevamo prima, ce l'abbiamo adesso. Speriamo che le persone possano ritornare un po' a fare una vita normale e allora ci sarà quel giusto consumo, altrimenti solo le misure non bastano, ma speriamo che si trovi al più presto, più che il vaccino, qualche medicinale che possa sicuramente curare per chi si ammala, perché lì si tornerebbe una normalità, perché come l'influenza, se stai qualche giorno a casa sai che prendi o l'aspirina o altro, e quindi il problema è solo questo. Sicuramente hanno fatto delle misure veramente importanti dove l'Italia può di nuovo decollare, non solo per il corona, non solo per il dopo corona, ma bensì c'è la possibilità finalmente che chi vuole fare, chi vuole sicuramente investire per l'Italia e anche per l'estero, con queste misure, sono delle misure veramente importanti, straordinarie, spero che li possano usare innanzitutto aziende serie, perché poi tra le aziende serie e meno serie può essere anche che dando tanti soldi alcuni ne possono anche approfittare per non fare un progetto corretto e serio, mentre io dico a tutti, cerchiamo di fare tutti quanti un progetto importante e serio, ripeto, per non rimandare a casa nessun dipendente, perché loro non c'entrano niente, noi non c'entriamo niente, lo Stato ha dato e noi ci dobbiamo impegnare, come ha dato lo Stato, a mantenere le nostre forze all'interno delle aziende pur di sacrificarci a fare altro. Paolo, adesso diciamo esondiamo un po', perché poi in realtà Luciano Campitelli, sì, è titolare della Saporiveri, però insomma fino a qualche mese fa era all'interno del mondo del calcio. Io voglio sapere come sta vivendo questa discussione su quando il calcio, se dovesse riprendere, e soprattutto la grande questione sollevata non solo ieri, ma ieri ha avuto probabilmente l'apice dello scontro su questo famigerato taglio degli stipendi. Lega Pro ha detto Ghirelli si può anche ricominciare, ma ci sono tanti presidenti che hanno delle aziende madri dietro, se scompaiono le squadre il campionato, ammesso che vogliamo ricominciarlo, ma con chi lo ricominciamo? Ecco, fosse stato ancora nel mondo del calcio, Luciano Campitelli come l'avrebbe, che opinione si sarebbe fatto, che opinione avrebbe avuto? Allora parliamo anche, diciamo, oltre che da imprenditore, chiediamo ora all'ex dirigente, all'ex presidente del Teramo Calcio, uomo di sport che comunque è sempre nel mondo dello sport, come sta vivendo questo particolare momento da appassionato di calcio, da imprenditore che ha investito tanto nel mondo del calcio. E poi l'altra domanda, si parla di questa possibile, probabile ripresa del campionato, non ci sono date in questo momento, non si può ipotizzare un periodo preciso in cui potrebbe dovrebbe riprendere la stagione, ma c'è la polemica che riguarda il taglio degli stipendi ai calciatori e presidenti che dicono il futuro è davvero difficile, molte società rischiano addirittura di sparire. Partiamo dall'inizio, come sta vivendo questo momento Luciano Campitelli? Come lo sto vivendo? Fino a quando si è giocato l'ho vissuto vedendo da casa tantissime partite, quest'anno non sono andato troppo allo stadio perché dopo tanti anni anch'io avevo il bisogno di staccare un attimino.
e quindi lo sto vivendo da casa, vedo un po' tutte, ascolto un po' tutte le, quello che succede innanzitutto nei campi di Serie C che conosco molto bene, e poi dalla B perché insomma c'è sempre il Pescara di mezzo, e poi la A perché ci sono squadre di Serie A, quindi sicuramente spettacolo anche diverso. E quindi, ma adesso in questo momento così è difficile parlare di calcio oggi, è molto molto difficile. Io che posso dire, io credo che oggi qualsiasi cosa facciano sia giusta e sia sbagliata. Io aspetterei con massima calma, se il campionato si finisce più in là, ma nella correttezza, perché oggi qualsiasi cosa faranno è un casino, quindi se si finisce, se si riparte ad agosto vuol dire che si finisce. Ma col taglio degli stipendi, Paolo, è d'accordo. E poi si ripartirà anticipando tante cose, perché a quel punto è un campionato vero, altrimenti credo che chi viene oggi assegnato la permanenza oppure la promozione, credo che non sia falsato tutto. Quindi, lei è d'accordo con l'eventuale taglio degli stipendi ai giocatori? Io sono d'accordo che ai giocatori in questo momento non venga dato niente, ma che poi dal momento che si finisce il campionato, metti che si riparti ad agosto per finirlo, sicuramente verranno pagati, ma pagati anche anche i calciatori si devono mettere in mente che oggi le aziende soffrono, che i loro presidenti soffrono, e quindi un giusto taglio per tutti. Se oggi un'azienda come la mia, come tante altre, perdono il 90% di fatturato, ma non è che possono dare allo sport quello che davano prima. Quindi da persone per bene, se oggi un dipendente che prende 2.000 euro, oggi con la cassa integrazione prende 1.000 euro, faccio un esempio, anche loro o non prendono niente in questo momento, e quando si ricomincerà prenderanno i dovuti stipendi, altrimenti trovare un accordo con la società, bonaria, perché penso che anche i ragazzi lì, se non ci si mettono persone dietro che non si sa cosa dicono perché non vivono la cosa, perché oggi dire non va bene in un momento dove è azzerato tutto, quindi qui non possiamo più parlare di dire ma l'imprenditore non ti vuole, qui è azzerato tutto, qui non c'è più niente, non ci sono più i fatturati, mi dite come si paga? Non si può pagare. Allora, o ci fermiamo tutti, parlo tutti nel calcio, e si riparte ad ottobre, si riparte a settembre, benissimo, quando ci si impiega per finire il campionato 4 mesi, e da lì in poi si finisce a pagare, ma anche con il giusto sconto da fare. Però per me, a prescindere che per me quello è scontato, per fare dei campionati giusti e corretti, se si riparte ad agosto, a luglio, a settembre, a finire il più presto possibile, però a finire. Dopodiché si ripartirà un po' più tardi, un po' dopo, e si dovrà fare arrivare a giugno, a luglio, e poi si riparte con la massima tranquillità, altrimenti è dura per chi forse non meritava di scendere, è dura per chi forse poteva lottare fino alla fine. Quindi a livello sportivo credo che il campionato venga definito in mezzo al campo, altrimenti si annulla completamente e si riparte con la preparazione a luglio e poi si riparte ad agosto. Quindi questo è il mio parere, giusto o sbagliato, però è mio, e quindi, ma neppure i calciatori possono pensare che oggi possono prendono come un dipendente che prende 1.000 euro di disoccupazione, di cassa integrazione, oppure non è che possono pensare che la società li può pagare, perché oggi se la società non introita denari, parliamo di Serie C, perché forse in Serie A la questione è diversa, e qui siamo tutti morti, quindi morti per morti muoiono tutti. Invece anche lì bisogna o metterli in cassa integrazione oppure fermarsi e ripartire quando poi si deve ripartire per finire il campionato. Questo è un mio parere, sarà giusto o sbagliato. Jacopo, linea a te per un'ultima considerazione, no, con grazie, il presidente Paolo. Campitelli. No, no, va bene, va a bene posto, così, benissimo. Allora, grazie. Voglio di dare. Sì, aspettiamo che c'è un'ultima cosa che vuole dire, sì, il presidente Campitelli, e poi ti restituiamo la linea.
Voglio dare la buona Pasqua a tutti, specialmente a chi soffre di più, specialmente alle persone che oggi sono malate, e poi a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutte le forze dell'ordine, quindi a tutte quelle persone che rispetto a noi stanno veramente dando molto di più di quello che facciamo noi o che doniamo noi. Quindi vi aspettiamo tutti a braccia aperti, a braccia aperte, e buona Pasqua a tutti ragazzi, stiamo a casa a Pasqua perché è molto molto importante essere a casa. Grazie, grazie a voi che mi avete permesso di dire queste cose che avevo dentro di me, e speriamo di rivederci per fare una trasmissione calcistica anziché queste cose qui. Grazie di cuore.